Sono una fotografa, insegno qualche volta, curo delle mostre, ma è una cosa che non, diciamo, non è centrale nella mia pratica. Il focus principale è sicuramente fotografare e insegnare, che è una cosa che ho fatto per gli ultimi quasi 20 anni che insegno. Non ho mai pensato di usare la fotografia come mezzo di comunicazione o espressione. Poi in realtà a un certo punto della mia vita mi sono resa conto che come strumento aveva un'accessibilità e anche una possibilità che prescindeva dal costruire collaborazioni o relazioni con altre persone. Quindi almeno all'inizio si è caratterizzata come uno strumento solitario, ma molto produttivo. La motivazione principale è stata sicuramente la voglia, la volontà e la determinazione di cercare di costruire e produrre narrative diverse dalle narrative che mi circondavano, almeno a quel tempo. E quindi si è sempre caratterizzata con un lavoro ai margini, cercando anche di destrutturalizzare i linguaggi correnti, sia di allora che di adesso. Quindi all'interno di questo non so che dire rispetto a cos'è la fotografia per me. E tante cose, è la voglia di tirare fuori anche in maniera molto interstiziale, quasi, le piccole cose della vita quotidiana delle persone che poi attraggono la mia attenzione, di cercare di costruire e di introdurre delle narrative che possano aprire non solo gli occhi, ma fondamentalmente il cuore e il cervello di chi guarda le foto. Di natura non sono una persona nostalgica. Per me la memoria è qualcosa che definisce l'identità, quindi è come se fosse ingravata nel mio essere, nel mio DNA. E capisco perché la fotografia e la memoria sono strettamente connesse. Però mi annoia molto questo ripercorrere costantemente il passato. Per me la fotografia è qualcosa che ha molto più a che fare col presente e con le possibilità di portare nel futuro delle impressioni, delle narrative. Scusa se ripeto sempre narrativa, ma per me è il pilastro, perché io non lavoro sulle singole foto, lavoro su un insieme di foto che raccontano storie o suggeriscono delle visioni un po' più ampie. Quindi mi ripeterò costantemente. E quindi rispetto alla memoria, per me la memoria appartiene a una storia che tutti ci portiamo dentro, e le storie fanno cultura. Quindi la memoria appartiene alla nostra cultura ed è uno strumento per leggere il presente, non per distaccarci dalla memoria, e in quanto tale trovare nel presente qualcosa che concili, che mostri questo senso di cultura che poi sicuramente
Spero qualcuno si porterà in un'elaborazione del futuro. Per me la fotografia ha molto più a che fare col futuro. Come tu ben sai, è molto difficile parlare di arti visuali e fotografia, perché c'è un dibattito che non si chiuderà mai se la fotografia appartiene o meno al campo delle arti visive, così come vengono interpretate adesso. E devo dire, rispetto a questo, io non ho nessuna opinione né forte, perché non mi interessa proprio. Non mi interessa entrare in un dibattito che è comunque governato dal mercato e dagli interessi di ogni singola categoria. Io penso che sono gli altri a decidere e sarà il tempo a decidere se la fotografia o un particolare tipo di fotografia è arte o non è arte, cosa che poi è sempre successo, no? Se tu pensi che Caravaggio fino agli anni 50 era un grande dimenticato della storia dell'arte, penso si può capire meglio il mio rifiuto di entrare in questo dibattito. Rispetto, diciamo, allo stato al polso della fotografia in questo momento, è molto difficile, capire esattamente quali sono le possibilità future, ed è quasi come leggere in una sfera di cristallo, no? Sicuramente ci sono dei cambiamenti strutturali perché la fotografia è praticata da tutti, a prescindere dalla professionalità. Quindi immersi in una marea sempre tormentata e tormentosa di immagini che ci arrivano. È molto più interessante e probabilmente problematico chiedersi chi sceglie la fotografia come strumento di lavoro, di espressione, cosa deve fare e come proporsi rispetto all'interno di questa marea. E lì le risposte sono sicuramente di vario tipo, perché le possibilità sono cambiate. Per esempio, tanta fotografia è usata all'interno di multimedialità che aggiungono e modulano il messaggio in maniera diversa. C'è una fotografia commerciale che è sempre più codificata, che è sempre più che richiede delle specificità che si sono allontanate tanto dalla fotografia autoriale, no? Se noi pensiamo che Cartier-Bresson era un artista, ma era anche un fotografo che commercialmente era molto presente sul mercato. Adesso probabilmente questo divario è diventato sempre più ampio, vario. Però all'interno della fotografia autoriale sicuramente c'è stato, per esempio, una riappropriazione del testo, della gestione diretta, quindi anche l'editing, la sequenza di storie. Quindi l'autore, secondo me, oggi ha delle responsabilità maggiori e quindi chi abbraccia questa strada non può più solo pensare di scattare. Il fotografo è chi scatta, chi sceglie il concetto, chi decide la sequenza, chi decide cosa e come usare il testo. Quindi è diventato un mestiere molto più articolato e con più responsabilità rispetto a quello che si manda nel mondo e anche
con un'individualità molto più accentuata rispetto a prima, perché rispetto a prima tante responsabilità appartenevano a figure diverse, entravano in una catena dove il fotografo non gestiva tutti i pezzi della filiera. E quindi rispetto a questo io penso che è importante in questo momento che chi si affaccia a questo lavoro si renda conto che ha bisogno di conoscere, c'è bisogno di ricerca, c'è bisogno di capire quello di cui si parla e quello di cui si tratta, perché il singolo scatto non significa più niente. Può essere bello, ma non è significante, non lascerà molte tracce. Quando decido di lavorare, di fare delle cose e di farle in un certo modo, mi chiedo perché in portello, lo chiedo ai miei studenti, una delle cose che è un po', diciamo che condivido perché è essenziale. Allora, perché è importante per me il lavoro che vado a fare? Ma perché può essere importante per gli altri? È la domanda. È quasi un connubio indissolubile. Capisco anche chi, come dire, di questa problematica non vuole occuparsi, no? Ma io non credo mai, e sono queste veramente opinioni personali, io non credo all'artista puro che lavora solo per sé, o al fotografo. A un certo punto, se mandi il tuo lavoro nel mondo, ti devi chiedere perché lo fai e per chi, perché non è possibile che tutti possano usufruire del lavoro alla stessa maniera. C'è già di per sé, ci sarà di per sé. Naturalmente una selezione di persone che magari godono di quell'immagine mentre altre la troveranno assolutamente sbagliata o inutile, non so. Però il discorso è che è una parte dell'equazione, altrimenti te li tieni a casa e anche quello va bene.